Tempo che volevo provare questo prodottino, il Mac Mini in configurazione con Apple Silicon M2, un device per entrare a far parte del mondo Apple partendo dal basso senza rinunciare alla potenza che questi nuovi Apple Silicon hanno reso disponibile su praticamente tutti i livelli di prezzo. La prima volta che effettivamente ho preso in mano il nuovo Mac Mini sono in realtà rimasto un po' sconcertato, erano da anni infatti che non usavo il Mac Mini e non ricordavo quali fossero le reali dimensioni e pensando a Mac Mini, un prodotto mini, si pensa a un qualcosa di molto piccolino. Sono rimasto colpito perché in realtà pensavo fosse ancora più piccolo e non così grande, così spesso, perché comunque ho usato il MacBook Air sia con M1 che con M2 e so benissimo come questi nuovi SoC di Apple si possono raffreddare tranquillamente anche con una macchina sottile e dalle dimensioni ridotte. Mi aspettavo quindi che il Mac Mini con questo Apple Silicon M2 fosse ancora più piccolo. Ovviamente con questo non voglio dire che sia ingombrante, perché comunque sono solo circa 20x20 cm in uno spessore di 3,5. Quindi alla fine dei conti sulla scrivania prende poco spazio. Però ragionandoci su, queste dimensioni sono un po' overkill per l'M2, in quanto si riesce a tenere a bada in un corpo molto più sottile come sull'Air. Ma comunque Apple in questo caso ha usato la stessa struttura dei precedenti Mac Mini con processori Intel molto più difficili da raffreddare rispetto all'Apple Silicon. E questo ha consentito di fare due cose. La prima è ridurre il costo, perché comunque il rapporto qualità-prezzo è ottimo, è davvero incredibile. E soprattutto, se si vuole più potenza, con la stessa dimensione c'è il Mac Mini con M2. Però più performante, sfrutta meglio lo spazio interno con una ventola per raffreddare il SoC più potente. Nel video di oggi però ho voluto provare il Mac Mini con Apple Silicon M2 base perché sono entrambi interessanti, ma il costo basso sicuramente lo rende più appetibile per molte persone. Ma comunque alla fine dei conti qual è la configurazione migliore? È difficile da dire perché se con un MacBook, quindi con un portatile, è più semplice consigliare di partire con un taglio di memoria di almeno 512 GB, con il Mac Mini si può pensare di risparmiare un pochettino, prendere quella da 256 e collegare una SSD esterna, perché comunque sta sempre fisso sulla scrivania e avere una memoria sempre collegata non è un grande problema. Ovviamente molti di voi potrebbero sapere della questione relativa ai 256 o 512 GB, ovvero che la velocità delle memorie in lettura e scrittura è più elevata con il modello da 512. Questo è diventato un po' un caso, una roba un po' controversa online, perché l'accesso a tutti i dati e alle applicazioni su una memoria più veloce tecnicamente rende la macchina più performante. Questo però è un pochettino una cosa sulla carta, perché la potenza e la velocità sono determinate da tantissimi fattori. Ho difatti provato in precedenza il MacBook Air M2, che anche lì c'era la stessa differenza tra i 256 e i 512, e non ci sono state particolari differenze nello spostamento di file o nella potenza, nell'apertura delle applicazioni. L'unica cosa rilevabile è quando si spinge all'estremo con cose molto pesanti che sfruttano molta memoria RAM per un tempo prolungato. Lì si possono vedere un pochettino delle differenze, ma insomma, se dovete fare del lavoro estremamente professionale, non prendete un Mac Mini, o comunque se lo fate, aggiungete i 512 GB, oppure andate direttamente sull'M2 Pro. Il mio comunque lo considero un lavoro piuttosto pesante, serve molta potenza per editare questi video, con l'Apple Silicon M2 mi sono trovato bene, ma tutti i giorni io utilizzo un MacBook Pro 14 con M1 Pro, quindi più potente, in certe occasioni si sente la differenza, però oggettivamente nessuno fa il mio lavoro e so per certo che alcuni limiti che io posso sentire voi sicuramente non li avrete, né per editare video, né per fare programmazione o che altro. Difatti diversi amici che usano questo Mac Mini per lavoro sono dei developer e si trovano benissimo. Posso quindi consigliarlo quasi a tutti, perché comunque se volete qualcosa di più c'è l'M2 Pro. La cosa che invece posso consigliare a tutti senza limitazioni è NordVPN. Questo è un tool fantastico su mille aspetti.
La funzione principale di VPN offre una delle migliori esperienze con velocità molto elevate e ne ho provate tante, ma NordVPN è sempre stabile, rapida e molto molto affidabile. I motivi per usare una VPN possono essere tanti ed è una cosa più utile di quanto si possa pensare. Io difatti la sfrutto moltissimo fuori casa quando banalmente utilizzo delle reti wifi pubbliche, perché queste potrebbero essere create appositamente per rubare le nostre informazioni. Questo è uno degli attacchi più comuni e diffusi in assoluto, ma in realtà la tengo sempre attiva anche in casa, semplicemente per simulare di stare ad esempio su un altro paese. Questa operazione la si fa per molti motivi. Io ad esempio la utilizzavo molto in viaggio quando ero fuori Italia, ma ora in realtà lo utilizzo anche qui per far finta di stare negli Stati Uniti, per utilizzare Bard, che è la nuova intelligenza artificiale di Google, una sorta di chat GPT fatta da Google, che però è ancora disponibile soltanto negli Stati Uniti. Con NordVPN potete usare tranquillamente anche questa e siete anche protetti. Quindi io ve la posso consigliare anche perché da pochissimo è stato reso disponibile un nuovo server a Roma che rende la connessione per tutte quelle persone che abitano al sud molto più semplice e veloce senza doversi obbligatoriamente connettere al server italiano di Milano. Quindi provatelo tramite il link qua sotto in descrizione per accedere a un'offerta esclusiva, quindi fatemi sapere. Bene, torniamo al nostro Mac Mini e parliamo di porte HDMI, Ethernet, 2 Thunderbolt, 2 USB Type-A. Abbiamo tutto, collegamenti con monitor, internet, e ho trovato molto comodo avere ancora delle USB Type-A perché è una porta vecchia, non è più aggiornata, ma ho ancora qualcosina che la sfrutta. Su MacBook capisco benissimo la volontà di eliminarla, ma su un fisso è molto comoda ancora. L'unica cosa che avrei gradito è avere due porte USB di tipo C in più, ma per quello comunque c'è l'M2 Pro. Come avete visto in questo video, ho un po' usato il Mac Mini con l'Apple Studio Display, un monitor eccellente, 27 pollici, risoluzione molto elevata, molto accurato nella riproduzione dei colori e si può fare anche una color correction molto discreta, ma è comunque un monitor un po' costoso, un po' overkill per un Mac Mini base, che in realtà è pensato per chi vuole spendere di meno. Questo studio display è eccellente, ma il Mac Mini lo si può tranquillamente utilizzare con qualsiasi altro schermo ed è questa la sua vera forza, perché lo potete abbinare con quel che volete. Io difatti avevo in casa un monitor Dell 27 pollici 1440p, quindi una buona risoluzione più elevata del Full HD, buoni colori, monitor discreto che è perfetto per questo Mac Mini con M2, niente di esagerato, ed è proprio questa la cosa interessante, che ad esempio sfruttando un vecchio monitor che avete magari in casa lasciato da parte, con il Mac Mini M2 tutta la vostra postazione si trasforma e diventa velocissima. All'acquisto di un Mac Mini non potete subito partire a utilizzarlo, in confezione non ci sono tastiera e mouse e qui potete usare quel che volete o quel che avevate già di terze parti o di altri brand. Io ad esempio lo utilizzo molto con dei prodotti Logitech, ma in realtà Apple vi offre delle soluzioni come il Magic Mouse, che in realtà non mi fa impazzire, ma il trackpad è fantastico. Qui troviamo la stessa tecnologia che c'è sui MacBook, che tramite una pressione ci offre un feedback aptico che riesce a rendere l'esperienza di click costante su tutta la superficie, sia sulla parte bassa ma anche quella alta vicino ai bordi. Poi abbiamo le gesture di macOS, che una volta prese sono utilissime nell'utilizzo quotidiano e soprattutto molto semplici da attivare. Poi se per caso fate dell'editing video o avete da scorrere i documenti, anche dei progetti in orizzontale, questo trackpad di Apple fa davvero molto molto comodo. L'altra periferica offerta da Apple per completare l'esperienza è la tastiera. Questa è identica al passato, quindi una semplicissima tastiera a membrana con un corpo in alluminio. Insomma, riprende lo stesso colore dell'estetica del Mac Mini, ma la cosa più importante è che la rende anche quindi nuova è che c'è integrato il Touch ID, che tramite una connessione criptata e protetta ci consente di sbloccare il Mac con il riconoscimento dell'impronta. Il tutto viene fatto tramite un collegamento Bluetooth, quindi senza fili, ma è comunque una connessione sicura. Siamo giunti alla fine e parliamo di prezzi, perché il listino diciamo che possiamo non considerarlo, in quanto gli sconti si trovano molto spesso online e nei negozi di elettronica. 599, 579, insomma sotto i 600 euro avete un Mac Mini fantastico, ha tante porte a disposizione, Apple Silicon M2, quindi molta potenza, e poi soprattutto il più basso prezzo di accesso al mondo Apple, che a parer mio è un plus, perché io uso da anni ormai macOS, dopo una vita passata su Windows, e mi trovo
molto meglio, dipende un po' dai gusti, preferenze, quello che ci dovete fare, però comunque l'esperienza con macOS è davvero molto molto elevata. Insomma, questo era tutto per il Mac Mini M2, fatemi sapere se lo avete, se state pensando di prenderlo o magari avete quello con Apple Silicon M1 che andava comunque alla grandissima. Sono curioso e come sempre lasciate mi piace, iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!